altri dati riassuntivi che mi identificano a che punto è, per esempio, la situazione dell'acquisto, degli ordini di acquisto, degli ordini di vendita. Nella parte dei costi e registrazioni ci sono delle informazioni legate a come il prodotto dovrà essere guidato nella contabilizzazione sia delle fatture acquisto che delle fatture vendita, quindi in quale conto contabile deve essere collocato o qual è l'aliquota IVA, la tassazione con cui il prodotto deve essere o venduto o acquistato. Questo invece mi serve poi per i fini della valorizzazione dell'inventario finale in magazzino per andare a individuare quali sono i conti contabili per le scritture finali del magazzino in contabilità. Più avanti abbiamo ancora una tab denominata prezzi per la vendita, quindi vado a dichiarare qua dentro qual è il prezzo con cui viene venduto, altre informazioni, diciamo, riepilogative che mi permettono di capire qual è il profitto attuale sul prodotto. Questo invece è il legame che avevamo in qualche modo intravisto nella grafica del cliente, per identificare la categoria del prodotto, quindi è stata messa nella categoria delle sedie, per cui mi aiuterà poi, come vedremo nell'esempio più avanti, a suggerire particolari sconti per questa categoria denominata sedie. Poi abbiamo delle informazioni relative al rifornimento, quindi a come io il prodotto lo acquisisco e quindi qui in questo caso lo acquisto, potrebbe essere assemblato oppure deriva da un ordine di produzione, qual è il fornitore abituale da cui io compro il prodotto, che poi mi aiuterà eventualmente nella compilazione automatica degli ordini a fornitore, informazioni riguardanti la pianificazione, quindi tutte informazioni riguardanti i tempi di attesa di arrivo del prodotto, qual è la scorta minima e quant'altro, diciamo. Informazioni riguardanti i casi di gestione di lotto e di numeri seriali per rintracciare l'articolo e informazioni riguardanti il magazzino denominato warehouse, quindi codice di ubicazione, come devo fare lo stoccaggio e quant'altro. Anche qui io posso muovermi, come vi avevo fatto vedere prima nei clienti, da un record all'altro con le frecce destra e sinistra.